Allora, partiamo oggi con un argomento che è fighissimo perché io non ne so assolutamente niente. Bello. Quindi partiamo dalla mia ignoranza più pura, oltre che se mi sentite col naso chiuso, purtroppo... Ci abbiamo tutti il raffreddore, anzi non capisco più niente. Lasciamo stare. Ok. E abbiamo con noi Emiliano, che ci parla di un argomento di cui non so niente nello specifico. Ok. Ma è un argomento... di quelli che si possono imputare argomenti fighi, innovation, tutti, no? Terzo millennio. Diciamo un trend molto importante. Dai, su, diciamolo. Bravo, sia di stampanti 3D, sì. Stampa 3D, poi di stampanti, anche di parleremo un pochettino, di intelligenza artificiale in certo. Parte, ovviamente tutta la questione, e quindi sei venuto a farci a spiegarvi un po' quello che facciamo, ed è sono contento di essere qua perché noi ci siamo incontrati, diciamo, tra virgolette per caso, sì, però è stato un caso fantastico perché collaboriamo insieme, quindi voi fate qualcosa per noi e sono venuto volentieri. Sì, perché in realtà subito abbiamo capito che questi due mondi sono vicini dal punto di vista ecosostenibile, non ho ancora capito nello specifico, cioè mi sono fatto un'idea mia, no? Questi bambini che si fanno i loro film mentali, no? Perché sicuramente facevo l'essere, cioè, ecosostenibile perché con le stampanti 3D ci fanno dei pezzi che se no li dovresti comprare su Amazon. Ci sono tantissimi aspetti. Che ok, dai, partiamo da quello più plateale. Allora, da quello proprio più semplice dove è la sostenibilità della stampa 3D, che è una manifattura additiva. Quindi le manifatture normalmente, le manifatture di grandi tirature, quindi le catene di montaggio e quant'altro, sono considerate sottrattive, cioè viene preso un materiale e scavato, inciso, fuso. Come facciamo noi pure. Come fate voi, quindi la vostra è una produzione sottrattiva. La stampa 3D invece è una stampa additiva, cioè dal nulla viene portato del materiale che crea l'oggetto. Questo fa sì che la prima cosa che non c'è è materiale di scarto. Che già è... Siamo a livelli... già è un bel pezzo ecosostenibile. Già è un bel pezzo. Perché la stampante quindi stampa soltanto, cioè fa soltanto... Allora guarda, la stampa 3D in generale... Allora, voglio partirti da un piccolo concetto velocissimo. Ok. Per me è sbagliato il nome stampa. Ah ok, sì, no, perché infatti quando ho detto stampa e facevo così mi veniva in fa mente... così, la stampa fa così, però la parola stampa è stata poco azzeccata da chi ha creato questa cosa, perché è una cosa un po' più complessa. Okay. Chiamiamola, te la chiamerò oggi così. Vai, coniamo fabbricazione, perché la realtà è che in un punto in cui non c'è niente, noi mettiamo un oggetto che creiamo da zero. Non lo stampiamo, cioè non è che portiamo in un punto preciso un qualcosa che viene impresso, ma viene proprio creato. Okay. Quindi fabbricazione è più la parola reale. Perché sì, perché la stampa è sembra... traviante. Sì, è traviante proprio, come sì, termine. Sì, sì, sì. Quindi io preferisco fabbricazione. So che è una comunemente conosciuta come stampa 3D, però fabbricazione da più. Parliamo di stampa 3D, ma stiamo parlando, cioè diamo un nome che ci fa più emergere un pochettino nel cosa. Ora, ne esistono molti tipi, tantissimi materiali e tantissime cose. Parliamo di quella più semplice, quella che tutti conoscono, cioè fondamentalmente con un filamento che viene sciolto e depositato, quindi stampa a deposito di filamento, FDM come viene chiamata con i termini corretti. Questo tipo di stampa esattamente a layer, quindi a strati. Quindi quello che viene fatto è preso un modello 3D, quindi un modello 3D di qualsiasi cosa. Il programma, che si chiama un programma di slicing, lo affetta in vari perimetri e dopo dà le indicazioni alla macchina su dove depositare il materiale a seconda del perimetro, dal basso verso l'alto. È bello perché è quello che fa Alessio. Io lo faccio più a mano. Lui lo fa più a mano, perché in realtà noi lavoriamo nello stesso modo, cioè noi prendiamo un designer, ci porta un disegno di un tavolo, come un esempio, okay. Quindi tridimensionale, noi lo affittiamo. E da 0,7 okay. 0,7 e lui si fa tutti i perimetri per poi riassemblarlo nella cosa, però noi abbiamo il materiale di scarto. Quindi questa lavorazione a layer viene eseguita da un programma in automatico, non c'è Alessio che lo fa un programma. Alessio, cioè, prima o poi verrai sostituito ovviamente da un programma di slicing. Qualcuno dovrà
Sì, vabbè, ma non serve una persona che lo sappia fare, capito? Adesso ti dirò una cosa brutta, che noi stiamo cercando di bypassare questa parte dello slicing, quindi... E vai, Alessio, preparati. Ce l'hai le scarpe da lavoro? Ma di sotto subito, solo a fare strati tutto il giorno. Sollevo le scarpe. E quindi questa cosa è fondamentalmente come funziona. Quindi quello che si vedrà sarà una testina dove questo filamento entra dentro, viene sciolto e viene depositato strato per strato dal basso verso l'alto creando l'oggetto. Okay. Questo è in sostanza la forza della stampa 3D, della fabbricazione e una stampa. Ora, questa tecnologia, due cose vanno dette. Una, questa tecnologia è del 1984. Ah, oh, bene. Quindi, una cosa fresca. Però che cosa è stato fatto? È stato fatto un brevetto chiuso che è stato liberalizzato più o meno una decina d'anni fa. Quindi fino a 10 anni fa il brevetto era di un'unica casa che faceva stampanti e che lo dava alle industrie. Quindi, okay, non lo so, case automobilistiche come Lamborghini, Ferrari usano stampanti 3D da 20 anni. Ok. Solo che era un è sempre stata nel... un concetto un po' nella testa di tutti, no? Sta stampa 3D da tempo, no? Perché c'è già stampante 3D, però nessuno poteva effettivamente, no? Poi... Ti dirò anche una cosa bella che a me affascina sempre, perché io sono un appassionato di fantascienza da tanti anni. Bene, siamo in tre. Perfetto. Allora, la stampa 3D, nata da questo ingegnere inglese Hall, si chiama, trae spunto da delle puntate di Star Trek. Bene. Quindi dal riproduttore di cibo, quindi dal apro e esce il cibo pronto. A questa persona è venuto in mente, è possibile fare qualcosa in cui io apro e esce qualcosa di creato, fatto, pronto? E ha inventato questo sistema di slicing e lavorazione a strati che è fondamentalmente la base della fabbricazione. Poi ovviamente la tecnologia è venuta incontro pian piano alle esigenze ed l'ha semplificata al massimo. Quindi 10 anni fa hanno aperto poi invece i boccaporti, i cancelli. Esattamente, 10 anni fa, e quindi tutti hanno potuto attingere a questi brevetti e creare ognuno le proprie macchine. Quindi da lì poi macchine molto costose, diciamo tra i 10 e i 5 anni fa, macchine molto costose che facevano questi oggetti, sembrava magia. Sì. Per molto tempo, io devo dire che la prima che ho costruito, la prima che ho visto, io sono rimasto lì per 3 ore così, a guardare la macchina e non ci credevo. Per me era assolutamente una cosa incredibile. Però a me non mi succede mai di guardarti per 3 ore la cosa. Giocavi a Pong. È veramente incantatore, è ammaliante vedere. Beh sì, perché dicevo, non ne so niente, no? Anche io dicevo, di questa cosa non ne so assolutamente niente, però... il fascino è insito, cioè ti viene proprio da pensare è così, come fai ad avere una cosa che noi diciamo in cosa assembla la falla, no? Io guardo How It Is Made, no? Quello esatto, cosa, esatto. No? Tutto come è fatto, e poi invece c'è una macchina che da zero ti tira fuori una cosa. Prende, senza è fantastico. Tenete conto che adesso per fare qualsiasi cosa, anche non so, i pezzi di questo microfono vengono fatti degli stampi, delle colate, insomma. Sì, no, poi siete all'interno effettivamente. Un ciclo produttivo che è complesso, voi sapete quanto sia complesso. Domani se voi volete riprodurre quello con una stampante 3D lo potete fare a casa in un paio d'ore. Ma anche la funzionalità, no parliamo di componenti fisiche. Okay. Ovviamente l'elettronica, e poi ci va passata la componente elettronica. Ci sono anche stampanti che fanno alcune componenti elettroniche direttamente, che fanno dei passaggi con delle piste che è possibile elettrificare, però insomma siamo ancora ad un livello embrionale. L'elettronica a parte, teniamola. Però certo, una cosa che io ho bisogno di uno stampo, perché se io spiego posso pure... Posso stampare una stampa? No, spiego pure un pochettino. Adesso ti dico questa domanda che hai fatto è fantastica. Io lo spiego pure un pochettino, perché effettivamente magari chi non è nel ciclo produttivo, no? Per esempio, vuoi fare una cosa in plastica, la maggior parte delle volte tu c'hai in mente un oggetto in plastica, se vai da un'azienda che fa plastica, l'azienda ti dice sì, ok, io per farti lo stampo mi costa 1500 euro più o meno. Sto dicendo una cosa è abbastanza approssimato e ti faccio il prototipo, no? In realtà per chi deve lavorare
e fare un prototipo, per esempio, no, di plastica, è impensabile spendere 1500 euro per fare una cosa che magari non so neanche se effettivamente se funziona, funzionerà se... nella mia vita, insomma, magari è solo un primo prototipo. E invece una stampata 3D bypassa questa parte, che poi se mi serve magari fare una 100.000 pezzi, è ovvio che magari non li faccio. Ci saranno sicuramente delle stampate 3D che iniziano a lavorare. Ti dirò anche qualcosa se vuoi fare 100.000 pezzi, che ci è venuto in mente e che secondo me potrebbe aiutare e fa parte della parte sostenibile che ti vorrei dire. Praticamente tu immagina questo. Adesso il problema di fare 100.000 pezzi è che tu devi avviare un ciclo produttivo. Certo. Quindi devi creare appunto uno stampo, devi creare una catena di montaggio che ti crea i 100.000 pezzi. Certo. Pensa però se ci fosse una intelligenza, anche non artificiale ma umana, che prende questi 100.000 pezzi, li splitta in 1000 fabbricazioni intorno a te e ti fa realizzare i 100.000 pezzi con un ciclo controllato, con un workflow assicurato, quindi sai che verranno tutti uguali, però te li fa fare da 1000 micro artigiani che hai intorno a te, e poi i 100.000 pezzi ce l'hai comunque negli stessi tempi, con le stesse cose. Perché te l'hanno fatti più persone. Questo della stampa distribuita, della fabbricazione distribuita, c'entra tanto con la sostenibilità, perché la stampa 3D e la fabbricazione 3D, come è meglio dire, ha un impatto enorme sui trasporti. Questo però l'ho detto, eh? Cioè, nel senso che ha un impatto enorme sui trasporti. Penso di sì, penso che sia comunque fondamentale pure come pezzo. E l'impatto che c'ha sui trasporti te lo faccio capire, ve lo faccio capire a tutti con un esempio che per me è stato geniale. Nell'ultima missione che è stata fatta sulla stazione orbitante internazionale, okay, hanno mandato una stampante 3D all'interno di un cubo che riproduceva la gravità terrestre. Beh, certo, quindi, se okay, no era un po' impossibile. La gravità zero, diciamo che la gravità zero, la stampante 3D è un po' difficile. Manca un pezzo, quindi era un involucro che riproduce la gravità terrestre, certo, che stampa. Ora, non tutti sanno, si può immaginare, però non tutti sanno che quando parte una missione per la stazione orbitante, loro portano due di tutto. Cioè, qualsiasi cosa loro debbano portare su, ce n'hanno due, perché ovviamente il costo di un viaggio spaziale è... Toto, che me mandi? Mi sono scordato la scarpa giù. È incalcolabile. È incalcolabile. Certo. Loro sono riusciti a dimezzare il prezzo di carburante per mandare su cose, perché tutto quello che era fisicamente riproducibile l'hanno potuto stampare con la stampante 3D. E già, quindi non lo so, viti, cacciaviti, chiavi inglesi, anche a misura perfetta, cioè nel senso, a misura perfetta. La cosa non è una questione soltanto impanature, sì, perché poi pensiamo a una cosa stupida tipo le viti, no? Se tu ti devi portare due di tutto, o 10 o 20 o 35 o quello che sia di tutto, perché poi ovviamente non è che vai su e dici io mi porto due viti e faccio ne porto due, no, te ne porti un po' di più, però devi portare varie misure, varie filettature, varie chiusure, vari bulloni, varie filettature. È ovvio che tu invece c'è una stampata di un unico pezzo che è lì, ovviamente penso comunque il pezzo, anche la roba che va dentro, insomma, il materiale, poi, certo, il materiale, cioè, che il poi materiale viene creato, però sai che da lì ti serve una vita di lunghezza 7 centimetri, 7 millimetri, e stai lì, te la fai. Questo per le cose programmate, ma immaginiamo anche per le cose non programmate. Cioè, quando loro avevano una qualsiasi esigenza, gli serviva, non so, una curva di un certo, di un tubo di una certa curvatura per riparare una cosa, perfetto, c'era un ingegnere a Houston che gli progettava la curva, gli mandavano il progetto e potevano stamparlo. Fatta scienza, è fantastico. Ora, leva Houston, leva lo spazio, leva la stazione orbitante, se un ingegnere pensa una cosa intelligente a Houston, ce la può mandare qui e noi la possiamo rifare. Senza che ci porta un cargo, una nave, uno spedizione. Che ricordiamo che sono le spedizioni, noi diciamo tutt'altro delle macchine, no? Che Roma chiusa perché le macchine di qua e di là, ma quello che in realtà la spedizione su gomma, a cui o su nave o su aereo, a cui siamo tutti costretti, anche noi dei Secchei, quando ci ordini un pezzo, come te lo trasporto? O Alessio, se arriva l'intelligenza artificiale, te lo metti tipo a pubblicità dell'infostrada, che è lì, cosa del wind, che te lo metti sulle spalle e porti la poltrona. Cioè,
gadget e tutto il resto, però quello sarebbe sostenibile perché è una persona fisica. Sicuramente. Però in realtà siamo tutti costretti, certo, al passaggio, no? Della cosa. Invece in questo caso sarebbe una sola consegna, che è quella della mia stampante. Perfetto. E il distribuire le stampanti il più possibile, per poi appunto distribuire le produzioni, crea un salvataggio di trasporti incredibile, ma veramente di proporzioni importanti. Perché? Perché la manifattura, come diciamo il digitale, vanno verso la direzione, penso che anche voi che fate manifattura importante lo sapete, vanno verso la massima customizzazione, cioè certo, non c'è più la produzione un miliardo di pezzi tutti uguali. Noi viviamo sull'85% di personalizzazione dei nostri pezzi. Quindi. Perfetto. Quindi la fabbricazione in generale va verso la customizzazione. Sì. La customizzazione significa dover fare produzioni di 1, 2, 10, 15 pezzi anche. Sì. E per questo la stampa 3D è nata per questo. Che poi sarebbe una figata, cioè nel senso, immagino a queste stampanti 3D, immagina se le stampanti 3D avessero tutte, poi ci spieghi se tutte hanno lo stesso, insomma, ci sono ovviamente più livelli di stampante 3D. Certo. Però immaginiamo un livello alto di stampante 3D più o meno in ogni casa, no? Certo. Sarebbe perfino un'app in cui io dico, devo fare 600.000 pezzi, ne vado a guadagnare 20 euro, ok, e dentro casa mia basta che accendo la mia stampante 3D e poi tu ti passi a prendere i tuoi 10 pezzi, okay, che ho fatto, no? Ti devo querelare perché mi hai rubato l'idea. Quindi vai, a posto, basta, finito, chiuso, taglia prefettura, tutto. Prefettura. Finito. Però no, effettivamente, lì non so, parliamo più che questa altro. Questa è l'idea di fabbricazione distribuita di cui ti dicevo. Ognuno che ha una macchina, noi adesso riusciamo a garantire il workflow, quindi è la base, no? Dall'idea all'oggetto con la nostra macchina, con la macchina che assembliamo noi, okay, che non la produciamo, noi la assembliamo. Con quella riusciamo a garantire il workflow, quindi significa che su ogni macchina, con il nostro file, viene fuori lo stesso risultato. Ok. E quello significa che noi possiamo fare produzioni anche medie, non enormi, perché se veramente 100.000 pezzi forse non conviene comunque. No, 100.000 pezzi ancora conviene, secondo me, la parte, insomma, quella... La tradizionale, però certo che togli una bella fetta, perché tu non puoi capire quanta gente io conosco che deve fare 100 pezzi, 200, 50, 25, 10, 1, cioè, ma tantissime. A noi stessi una delle nostre forze, come dicevo, è proprio dire, ti serve un pezzo fatto così, te lo facciamo, non ti preoccupare, perché sennò non venderemo più niente, in poche parole, se avessimo soltanto... Perché oramai... Giusto l'altro giorno abbiamo spedito quei secchi personalizzati. Ah, perfino i secchi, noi facciamo anche i secchi, quelli per la differenziata, no? Ok. Perfino quelli richiedono la personalizzazione, cioè è assurdo, è il futuro, è il futuro in cui si sta indirizzando tutto, è alla customizzazione estrema, e la stampa 3D è fatta esattamente per questo motivo qua. E queste sono le parti, insomma, perché è ecosostenibile, ci riduce, insomma, sicuramente i trasporti, che comunque sono una delle parti fondamentali, importanti, insomma, dell'insostenibilità del nostro, della nostra epoca, che ormai siamo tutti corrieri Amazon. Esatto. Cioè, io in giro non vedo nient'altro, ragazzi, cioè nel senso, per me, e qui entrano almeno 7-8 al giorno. Cioè, le scatole Amazon sono oramai le nostre amiche più care, quelle... Sì, che poi a noi ci fanno pure brutta figura, perché tutti pensano che il nostro cartone sia uguale a quello delle scatole Amazon, che poi però le si squaglia. Ovviamente loro lo usano perché gli serve una cosa molto veloce da assemblare. Però tutti dicono, ma di cartone con un po' d'acqua che scioglie. Sì, quello di Amazon con un po' d'acqua che scioglie, perché Amazon non è che può spendere 7 euro a scatola, se no la spedizione te la dovrebbe far pagare. Se no, Amazon Prime costerebbe 150 euro al mese. Ok, però sono tutti corrieri Amazon, quindi io sto vedendo che è un mondo che proprio, se c'è un mondo in espansione, è quello: c'è gente che investe soldi nel comprare furgoni per poi fare da corriere d'Amazon. Cioè, no, quindi questo è un... Invece, che cosa c'entra intelligenza artificiale con tutto questo? Allora, l'intelligenza artificiale noi l'abbiamo incontrata anche questo per caso. Per strada. Allora, ti dico come ho iniziato io nella fabbricazione 3D. Okay. Un giorno un mio amico, che è stato anche mio socio in questa avventura, mi dice, voglio costruire una stampante 3D, l'ho comprata su un sito online, mi aiuti? Io non sapevo neanche cosa fosse una stampante 3D. Okay. Però ho detto, sì, stavi certo, a livello mio, insomma. Ma guarda, forse molto, molto più in basso. Però ho detto, vabbè, ti aiuto, certo, mettiamoci lì, e noi la sera, tra birra, cose, lì a smanettare con fili, circuiti. Come facciamo gli italiani senza leggere il libretto di istruzioni? Guarda, ti assicuro, ci abbiamo messo tantissimo a fare questa cosa.
però terremoto che è mio figlio, tutto, però ci mettiamo lì, montiamo così, esce fuori sta stampante, io non avevo capito cosa fosse, cioè non sapevo che cosa fosse, era sì, mo l'avevo montata, ma che fa, era un telaio elettronico con dei cuscinetti, delle cose, ma io non capivo che cosa c'entrasse. E lui mi ha fatto: che telefono c'hai? Io all'epoca avevo un iPhone 4S, fatto iPhone 4S, bene, adesso ti faccio uno stand. Siamo andati a cena, siamo tornati e la macchina, lui furbescamente aveva messo una camera, un action cam a riprendere tutto, siamo tornati e c'era lo stand per l'iPhone a forma di mela, tra l'altro. Io sono rimasto, ho detto, non è possibile, cioè tu nel tempo di una cena hai creato un oggetto da zero, come dicevamo prima, no? Senza una linea produttiva, senza niente. Quindi che cosa è successo? L'operazione che è stata fatta, ed è questo che io penso come, diciamo, metafora di quello che faccio, è stato che qualcuno mi ha preso e mi ha fatto vedere oltre un muretto e ho visto qualcosa che non conoscevo, di cui non sapevo nulla. Allora ho preso come missione mia personale e aziendale quella di fare di o abbassare il muretto o alzare il terreno, fai tu. Fantastico. Comunque creare una scala. Bella per far vedere abbassare il muretto. Esatto. Per far vedere tutti oltre questo muretto, perché una volta che l'hai visto, ed è questa la cosa bella, una volta che hai visto che puoi risolvere i problemi con la fabbricazione 3D, non ne esci. Cioè, ogni volta che ti si presenta, infatti, qualsiasi cosa... Mentre parla, io sto pensando a... Stai pensando al tuo frullatore che non usi da 3 mesi? No, io stavo pensando che... Lo sai che lì c'è spazio per una stampante 3D? Perché è vero, noi siamo artigiani in tutto quello che... Io ho una penna 3D a casa, che non è la stessa cosa. Che è una cosa simile, però non c'ha... Però stavo pensando che effettivamente facciamo tutto un altro mestiere, facciamo tutta un'altra cosa, ma ti posso assicurare che anche a noi capita... che non è per far brigare, insomma, i pezzi proprio, ma qui dentro oggi stavano litigando, non mi ricordo che cosa, che gli mancava un pezzo che serviva proprio di quella dimensione precisa, non riuscivano a infilare niente da nessuna parte, ci abbiamo una macchina fuori uso perché c'è sto pezzo che non c'è, e nel frattempo quindi nella mia mente e di cavolo, se c'è una stampante 3D era un attimo, capito, a fare il passaggio e tutto quanto. Adesso ti dico i limiti, perché non possiamo parlare soltanto della parte super figa, è tutto fantastico, è tutto magnifico, non è tutto, è tutto fantastico, ma come tutte limiti. Le cose ci sono dei limiti. Allora, questi limiti sono il più classico: ci vuole un modello 3D, quindi devo avere una base da cui partire. Sembra una cosa banale, però al netto del fatto che oramai i software sono semplicissimi, che creare un modello 3D per chiunque sappia usare Photoshop, Illustrator, che creano modelli 3D, tra l'altro pochi lo sanno, ma con Photoshop si fanno modelli 3D. Tu lo sapevi? Okay. No, perché lui c'ha tutti i master e i cosi, quindi non serve, diciamo, conoscere programmi specifici, okay, per la stampa 3D, però sì, no, dici devi fare un corso su Rhinoceros, no, sta roba su Rhinoceros, oppure su Fusion 360, no, non per forza, insomma non è necessario, vanno bene anche software anche noi comuni mortali che usiamo, sì, Illustrator, possiamo, ce la possiamo fare tranquillamente, e sono fatti, e tra l'altro Adobe ha proprio una partnership con Autodesk per queste cose, per cui quando il file esce è già pronto per le stampanti 3D. Ah, cioè esce già preparato appositamente per le stampanti 3D. È molto... bei file, insomma. Non sono neanche file strani, quindi fantastico. Però bisogna avere il modello, cioè bisogna che qualcuno lo faccia, questo modello. Okay. Una volta fatto, c'è quel software di cui ti parlavo prima, quello di slicing, quello che affetta. Lo software che affetta è un software legato alle caratteristiche della stampante. Diciamo, per farti capire meglio, è un driver, ok? È come il driver della stampante. Però, uno, noi non siamo così skillati, nessuno di noi è così skillato da poter dire come siamo skillati sui driver delle stampanti, da poter usare i parametri giusti. Okay. In più, questi parametri sono di più, non so di più solamente perché la stampante normale stampa su 2D, quella so 3D, quindi... E già sono di più, comunque, diciamo, le basi, insomma. Diciamo, geometricamente sono di più. Sono di più anche perché parliamo di temperature, parliamo di velocità, parliamo di spessore dei layer, parliamo di densità ci di ci sono proprio dei fattori che ci cambiano. Sono dei fattori, esattamente. Ci sono dei fattori che incidono. Ora, questi fattori sono 120 parametri mediamente per macchina. Non tutti sono indispensabili, però diciamo che ci sono. Di questi 120
andiamo a spanne, una quarantina sono fondamentali, okay. Sono proprio indispensabili, calibrarli bene per far uscire un buon risultato. E qui c'entra l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza umana magari a gestire tutti questi fattori, l'intelligenza umana ci mette del tempo, okay. Ci mette del tempo. E poi soprattutto cosa succede? Noi creiamo questi bei file, facciamo lo slicing così, dopo dobbiamo rifarlo, o li scriviamo da qualche parte e qualcuno se li impara, o come se faceva una volta con DOS, che dovevi scrivere tutti, so, i cosi, oppure c'è, non lo so, ci sono dei forum dove andare a leggere come si fanno questi, come si faceva anni 2000-2003, esatto. Roba del genere, insomma, non mi sembra il caso, insomma, siamo nel 2020, penso che ci sia un modo più semplice. Effettivamente abbiamo applicato un sistema che viene applicato alle catene di montaggio. Quindi voi avete visto, se ti piace vedere come sono fatte le cose, se vedete come sono fatte le automobili, vedete dei bracci meccanici che poggiano gli sportelli. Sì. Ok, quel braccio è identico a una stampante 3D, nel senso che la stampante 3D ha i movimenti. Fa più o meno le stesse movimenti. Ha delle coordinate. Sì. Ok. Cosa succede? Queste braccia meccaniche che mettono gli sportelli usano un algoritmo di intelligenza artificiale, tutte, che fa sì che ad ogni parametro, loro hanno dei parametri, quindi velocità, spostamento, certo. Ogni volta che loro posizionano uno sportello, il range di ogni parametro si assottiglia leggermente nella posizione in cui sanno che va un pochino meglio. Mi spiego meglio, se va, andiamo da 0 a 10. Si sistemano. Sistemano da di noi, insomma. Sono... No, ovviamente non è il si sistemano nostro, però... È molto complicato. Certo. Ci sono ingegneri che ci studiano, non, adesso, non io, insomma. Vedi il minino rosso, se sistemano è un po'... Sì, 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 adesso... cioè, le persone commenteranno che stai a dire, però... Sì. Vabbè, scusatemi, la semplificazione, migliora, però, migliorano ogni volta il loro... Avete sentito parlare di machine learning quando si parla di intelligenza artificiale? È questo, cioè, questi parametri, a seconda di la direzione in cui vanno, mettiamo che sia 0-10, sì. Se loro settano come parametro 6, okay. Da 0 a 10, sanno che tendenzialmente va sempre più verso il 6, per cui... Queste macchine andranno, invece che da 0 a 10, andranno da 1 a 9, poi da 2 a 8, perché tanto sanno che la direzione è quella del 6. Questo assottigliarsi fa sì che per mille algoritmi complessissimi di cui non sono in grado di parlare, okay. Quindi non ve lo dico perché non sono in grado, fa sì che ad ogni volta che viene posizionato lo sportello è sempre meglio, è sempre più preciso. Okay. Questo l'abbiamo preso, perché sono formule pubbliche, nello specifico usiamo un algoritmo di un'università portoghese, l'Università Dominio, così la cito, visto che è il nostro partner. Ma tanto io cito da qualsiasi. Visto che è il nostro partner. Non ci paga nessuno, quindi l'Università Dominio. Non ho ancora detto McDonald's e Burger King, Volkswagen, Audi, Tesla, perché quello c'è sempre in mezzo. Tesla, mettiamoci, perché sì, Elon Musk c'è sempre. C'è sempre, quindi, Elon. No, perché qui c'è l'aria che io sempre dico di essere Elon Musk della sostenibilità e mia moglie mi dice che Elon Musk è l'Elon Musk della sostenibilità, quindi non posso farlo io. Che dobbiamo fare? Mi tocca non essere Elon Musk della sostenibilità. Vabbè, ci proviamo. Noi ci applichiamo, poi vediamo poi dove si arriva. Dove si arriva, dai. E quindi questa cosa qua fa sì che la stampante ogni volta che stampa meglio. Ok. Semplicemente questo. Quindi viene fatto automaticamente. Abbiamo fatto ovviamente un numero consistente di... Non è che hai detto muovete questo algoritmo qua e tac, è no, fatto. Cioè un numero consistente di produzioni in modo che la macchina cominci a capire la tendenza di questi parametri. Certo. Quelle sono fabbricazioni guidate che abbiamo fatto in questi anni in cui stiamo provando questa cosa. E adesso la macchina ogni volta che viene prodotta produce un pochino meglio, un pochino più preciso, un pochino più... E questo algoritmo può essere, quindi poi quando viene data la macchina, insomma, alla persona finale, gli viene dato anche all'insieme, insomma, questo driver. Gli viene dato l'accesso, okay. Viene dato un accesso perché è web. Ok. Praticamente non bisogna fare altro che, se hanno il file, usare il file che hanno del modello. Okay. Se non ce l'hanno, ora ti dico cosa facciamo. Comunque sia, noi gli diamo il file finale che si chiama G-code, che sono sostanzialmente delle coordinate che guidano la macchina. Che l'intelligenza artificiale ha studiato che come può venire. L'intelligenza artificiale ha ottimizzato.
E quindi noi siamo sicuri che la, l'oggetto che ha, ovviamente ha neutralità di condizioni, ovviamente se mettete la macchina se mi metto, se mi metto col cannello così mentre fa la cosa, mettete, magari non viene la benissimo. Macchina distorta, oppure la macchina all'aria aperta mentre nevica, ci sono problemi, però cioè, a parità di condizioni sappiamo esattamente cosa uscirà dalla e quello che parlavi infatti del workflow, no? Nel senso che workflow sono tutte guidato, più o meno uguali, perché non è che ognuno c'ha il suo algoritmo che funziona a suo modo e quindi tutto quanto verrà più o meno in modo diverso. Esattamente, no? Quindi invece così noi siamo sicuri di quello che esce fuori. Okay. L'altra variante importante che ci abbiamo è quella che ti dicevo, ci vuole il modello. Perché ci vuole questo modello? Allora, una cosa abbiamo pensato, con tutti gli strumenti che ci abbiamo adesso online importanti, perché continuare a far andare in giro le persone a cercare modellisti o persone che gli modellino quello che ci hanno in testa? Sì, che la cosa bella, andiamo a fare una cosa estremamente 2020 e poi dobbiamo andare da persone estremamente anni 70 per farci fare un modello di quello che vorremmo fare, cioè, capito? Perché quella poi invece è una cosa molto artigiana, no? Cioè, tra l'altro, Ma tanto sei forte, questa la scriverei. Tu si scrive io sono un simpatico umorista, scrivetelo anche da solo quando fai questo video. Tra le altre cose, c'è una cosa importante. Tutte le facoltà oramai tecniche, quindi ingegneria tradizionale, lasciamo perdere ingegnerie nuove, e architettura, necessitano di conoscere la modellazione 3D. Non esiste oggi un architetto che esce da architettura che non conosca modellazione 3D. Anche perché io mi ricordo tutti con la plastichina, lo stuzzichino e così ti passi i plastichini tutti carini. I plastici che a balsa non si fanno più, o comunque molto poco. Io vengo dall'aeronautico e i nostri primi 2 anni era modellazione con balsa di un aeromobile che poi avremmo dovuto far volare, che poi noi abbiamo fatto schiantare tutti, però quindi io mi ricordo i primi 2 anni della mia scuola, dove metto lì a farmi i profili alari con la balsa, modellazione 3D, ti farò conoscere un jazzmakers, come chiamiamo i nostri, noi chiamandoci jazzmakers, le persone che orbitano intorno a noi si chiamano jazzmakers. No, ma cadrò il nome pure noi. Jazzmakers, noi come ci potevamo chiamare? I secchini, gli armadillini, qualcosa di... Però jazzmakers è figo, capito? Sembra che c'hanno i blaster, capito? Che vanno in giro a fare cose fighe. Noi che cavolo, gli armadillini, non è credibile, no? Dai. Però conosci uno dei nostri jazzmakers che fa volare i suoi modellini di aerei tutti stampati in 3D completamente. Vabbè, sì, ma perché poi è logico, oltretutto la cosa figa è che è estremamente preciso rispetto a un modello, perché quando parli di un profilo alare adesso quando parli di un profilo alare, la perfezione del profilo alare è l'unica cosa che serve per far volare l'aereo, il punto del distaccamento del filetto fluido che crea poi la portanza. Se è in un punto preciso l'aereo vola bene, se non è in quel punto non vola bene. Ricordami questa cosa dell'aeronautica, perché ti dirò un'altra cosa fondamentale per la sostenibilità, molto importante. Finisco dicendoti che il modello, se non ce l'hai, noi che cosa facciamo? Abbiamo dei modellatori all'interno di JustMake, per lo più designer, giovani, architetti neolaureati, insomma questi sono i jazzmakers che attualmente stanno all'interno del network, a cui tu mandi semplicemente la tua idea. Questo, il focus di Jazzmake è prendere la tua idea, quella che tu pensi sia realizzabile, il famoso spremi tubetto di dentifricio che tutti pensiamo ogni mattina quando, ma perché non c'è una cosa che lo spremi in automatico che mi leva questo impiccio, a cui tutti abbiamo pensato con mollette. Riceverete tante mail da me, Alessio, su cose che ci servono. Tutti pensiamo. Avrei bisogno di una cosa che viene attaccata sul dito. Mi hai visto che non ho mai le dita attaccate. Esatto. Cose stupidissime, vedrai quante mail ti arriveranno. E abbiamo fatto questo caso, prenderlo, lo prende un modellatore, te lo modella, e ce l'hai a casa in un tempo più che ragionevole. In un tempo più che ragionevole, perché una delle critiche che viene fatta a stampa 3D è che fa un pezzo ci mette 4, 5, 6, 7 ore. Benissimo. Alessio, per farmi una cosettina su sto video ci metterà 6 giorni. Ora. Ma delle ruote per skateboard in cartone. Allora, ecco, il cartone è un materiale che fortunatamente per voi la stampa 3D non può, la carta non lavora. Ci sono delle stampanti in carta interessanti, però fanno un altro tipo di stampa. In carta? In carta.
quindi fanno layer di praticamente fanno una cosa di cellulosa, una cosa fuori di testa. Anche questa, chi l'ha pensata, era un pazzo genio. Furioso, come dice Montemagno, un pazzo furioso. Pazzissimo. E lo è veramente questo che l'ha pensata, è un irlandese. Praticamente che cosa fanno? Una volta dato il modello, prendono una risma di carta, una risma di fogli, e stampano con una stampante 2D normale tutti i profili colorati di tutte le cose. Impilano i fogli, incollano i fogli uno sull'altro e tagliano i profili. Quello che esce fuori è un modello di carta pressato colorato, perché i profili vengono colorati. 3D. Che sono quelle cose... No, scolpiscono una risma di carta. Scolpiscono una risma di carta incollata, praticamente. Quello che facciamo anche noi. Una cosa a cui avevo pensato di fare col cartone. Sì, ma da, cioè, nel senso, per esempio, il cartone è molto difficile. Sì, perché comunque... Quello lo fa tutto la macchina. Io parlo proprio che è tutto... È dura, cioè, nel senso che effettivamente... Quella non è tanto additiva, perché comunque lo scarto lì c'è. Lo scarto c'è comunque. Lo scarto lì c'è. Effettivamente, per esempio, nel nostro caso, anche noi facciamo modellazione 3D, tra virgolette, molte volte c'è richiesta più che altro. Quindi, però, prendiamo il volto della persona, tra virgolette, lì si va a tagliarlo tutto in fettine, nel nostro caso il plotter taglia tutti i fetti e poi noi a mano lo rincolliamo e la cosa. Insomma, è molto simile, è un po' lunga, facciamo una grossa macchina stampante 3D in poche parole. È un po' questo il concetto di quella che fa in carta, però insomma, l'idea è, il vero fulcro di tutto questo è, l'idea che hai in testa si può realizzare, si può realizzare facilmente. E questo genera, noi facciamo diciamo due volte al mese più o meno quelle che noi chiamiamo le battle, cioè sfidiamo i nostri utenti a dirci: ok, diteci qualcosa che vi viene in mente di completamente assurdo e noi ve lo facciamo e ve lo regaliamo. E hai finito di fare battle, lo sappi, perché qui in poche parole noi lavoriamo, ma la maggior parte del tempo pensiamo a cose idiote da fare, quindi c'è la pausa pranzo, la passo a pensare a cosa posso tagliare. Lui fa: ma posso usare il plotter a pausa pranzo? Vabbè, usa il plotter, ho fatto uno skateboard in cartone, le cose più è bello, è bello, ed è bello perché quando tu vedi uscire dalla mente delle persone delle cose ingegnosissime, tu capisci che ci perdiamo tanto. Perché? Perché il paradigma reale che usiamo in questo momento è what you see is what you get, cioè quello che vedi è quello che puoi avere. Quindi noi pensiamo di affrontare i problemi con quello che esiste già, ma quella è una soluzione ad un problema che ha pensato qualcuno per noi, che è comodo, ma è comodo per chi l'ha pensato. Non è detto che sia esattamente fit tutto, non è, non è apposta per me. Molte volte pure quando noi facciamo un mobile dico: a me mi serve 67,4. Sì, te lo possiamo fare 67,4, perché quel mobiletto che va dentro casa, che è 67,4, non è come se ce n'è uno 75, esatto, o come ce n'è uno 60. È 67,4, che è la misura che mi serviva a me del mobiletto. Quindi questa è un'idea sicuramente straordinaria. Però il fatto proprio che si dia spazio oltretutto a un'immaginazione. Perché è vero che molte volte viene utilizzato per fare delle cose che ci servono, quindi magari ho un problema, no? E questa cosa che devo fare è una cosa che mi può servire, come oggi serviva un tubicino, una cosettina, cavolo, me la modello, al volo, ho fatto. Esatto. Come fanno sulla stazione spaziale, ma è pur vero che io posso da niente scrivere due righe, mandarle a qualcuno che interpreta, magari non so, forse una telefonata, pure una cosa, insomma. Lì non c'è bisogno, interpreta, perché abbiamo proprio un sistema di comunicazione e tra l'altro la persona ti manda diciamo il modello 3D che tu puoi girare, che puoi con un viewer puoi girarci intorno per capire se è fit con quello che ti serve, insomma, che però lascia spazio all'immaginazione, perché se io ho in mente una cosa nuova non c'è più tutto quel passaggio. Una volta, se c'avevi un'idea nuova, c'erano 20.000 persone con cui dovevi parlare e neanche c'hai l'idea, dovevi già parlare con gli investitori, già parlare con quello, tu nonna che ti prestava 500 euro per andare a registrare, cioè, capito, tutta una serie di cose. Invece adesso posso andare su un sito, su un social, cliccare sul link e dire: oh, a me mi servirebbe sta cosa, no? C'ho la stampante 3D, ti mando le due righe su quello che mi serve. Cioè, o anche non c'ho la stampante 3D,
fammelo tu per me. Ah, perché voi pure fate anche il servizio, certo, di... Certo, sì, sì, noi abbiamo all'interno del... Allora, il tutto serve, e per questo ti dicevo l'idea, perché noi affidiamo, o facciamo noi direttamente, o ai nostri jazz makers, quindi a chi ha la nostra macchina, oppure a service di stampa 3D, che ne sono molti, affidiamo il lavoro dell'utente. Quindi l'utente con noi, lo user che entra, non deve pensare a nulla, non deve preoccuparsi di niente. Deve soltanto averci l'idea. Deve avere l'idea, quella è la cosa fondamentale. E purtroppo la società in cui viviamo, per tanti motivi, X motivi, uno dei quali è i trasporti, cerchiamo di dislocare tutte le produzioni in Cina e di standardizzarle il più possibile perché ci conviene economicamente, abbiamo un po' perso. La verità è che quando tu stimoli la fantasia delle persone escono fuori cose assurde e cose fantastiche. Cioè, guarda, ti faccio un esempio che forse ti aiuta a capire. L'ultimo abbatto l'ha vinta una ragazza che mi ha fatto: guarda, io vorrei, mi piacerebbe avere, io sono rimasto troppo affascinato da questa cosa, ho detto vorrei avere la stampa di un malfino. Io dentro di me ho detto: è un delfino fatto male, è un malfino. Quasi. Mi ha scritto: è un animale inventato da me. Ah, vedi, io ho detto era un malfino, un delfino fatto metà male. Maiale, metà delfino, tutto rosa. Genio. Tutto rosa. Oh, io ho fatto il malfino, ti giuro, io ho fatto il malfino, sono stato così contento di fargli il malfino. E lei ha trovato questo animale inventato da lei, da bambina, così, che è un delfino sostanzialmente con la coda che termina a ricciolo invece che a pinna e il naso di un maiale. Ok, che non può vivere né sulla terra né sulla non vive da nessuna parte. Vive nella muore fantasia. Però nella fantasia c'è. Questo mi fa pensare che noi possiamo, e questa te la dico in modo filosofico per quello che penso io, noi possiamo veramente creare, fabbricare un mondo diverso da quello che ci viene proposto, nostro completamente. Se noi vogliamo che da domani i nostri mobili siano a forma d'elefante, lo possiamo fare. Se vogliamo fare che le nostre mensole ci abbiano dei paraspigoli a culo di ippopotamo, lo possiamo fare. Il limite diventa questo, quello che ci viene libera il Kraken, questo che è in me in poche parole, che a me mi ha sempre preso in giro, perché effettivamente capita spesso nella vita, no, che soprattutto nel mondo in cui abbiamo vissuto fino stiamo vivendo, insomma, che invece l'immaginazione viene quasi vista malfino, no? Oddio, noi stiamo mettendo a malfino, questo un po' cioè viene vista un po' così, e invece non viene vista la parte bella, dove invece io vedo una marea proprio di persone, cugini, cose e tutto il resto, che gli dici che cosa vorresti, ti dice qualcosa che ti dice per forza qualcosa che già esiste. Esatto. Non ti dirà mai una cosa diversa da una cosa che è. E questo qui è triste da un certo punto di vista, perché se poi noi alla fine qui in questo salotto virtuale finiamo sempre a parlare, in realtà parliamo di cose molto reali, poi iniziamo a parlare di filosofia, perché in realtà effettivamente è bello che le nostre startup ci abbiano una base filosofica, perché se no non ci hanno un... Guarda, stavo parlando oggi, registro, dove sono? Qual è la mia camera? Quella lì, registra. Allora, oggi stavo dicendo proprio questo, no? Perché ho fatto un video che si dà le quattro cose da invidiare a Bill Gates, no? La prima risposta, soldi, no? Ma effettivamente quello che c'è da invidiare a Bill Gates è più che altro la fantasia, perché i soldi sono nient'altro che una conseguenza di un processo logico e un processo fantasioso. La cosa figa è proprio che stavo proprio dicendo che in realtà manca l'idea finale. No? Ieri, l'altro giorno, sono stato a un incontro dove hanno detto: perché lavorate? E tutti: fare i soldi, per guadagnare. Qualcuno ha detto: per realizzarmi. Qualcuno ha detto: per la passione del mio lavoro. A me è venuto in mente: per riuscire a cambiare il mondo un pochettino, no? Certo. Ma effettivamente sembra megalomani, ma in realtà pensate se chiunque lavora, no, non noi soltanto, noi che stiamo qui e tutto il resto, ma chiunque fa qualsiasi lavoro, lavorasse per migliorare il mondo. Ma un pizzolino, non sto parlando di roba straordinaria. In realtà, se fosse quello il messaggio finale, quindi non di dire faccio una cosa per fare i soldi, faccio una cosa perché ci guadagno, faccio una cosa perché quello che è una conseguenza, è un normale modo di vivere, tra virgolette. È ovvio che io faccio una cosa perché devo sopravvivere, certo, e ci guadagno. Ma quello è logico. Devo avere però un pezzo finale. Che cos'è quindi che secondo me contraddistingue poi chi nella vita realmente riesce a fare qualcosa in
grande, in piccolo e cose, perché parliamo solo dei big della cosa. È proprio il pezzetto finale, no? È cosa di dire, io sono contento di aver fatto il malfino, cioè, capito? Cioè, non è che sono contento ironicamente. Oh, il mese scorso ho fatturato 500.000 euro, di, sì. Ho fatto 3 milioncini di fatturato. Cioè, quella è una parte che ovviamente riguarda la nostra vita di tutti i giorni, perché è ovvio che se la Secchia non guadagnasse o se Just Make non guadagnasse, è ovvio che non staremmo qui neanche a realizzare i sogni, esatto, della persona e tutto il resto. Però non è la parte fondamentale del nostro flusso lavorativo, no? E questa secondo me è la parte più sostenibile. Se parliamo di sostenibilità, parliamo del fatto che non c'è un legame con... Sarebbe più facile aprire una pizzeria, capito? È più semplice. Effettivamente fai video con i gattini. No, io stavo qui, no, tutto preciso, e chiacchieriamo di qua, di là, senza spot pubblicitari. Mi fanno come stanno spot pubblicitari. Giuro che è più semplice aprire la pizzeria. Cioè, no, nel senso che anche fare video, no? Un'altra cosa, pure questa, perché abbiamo citato Montemagno. Pure Montemagno dice, ma io a fare video del business non faccio proprio questo. Cioè, a fare visualizzazioni o fai quei video con i gattini. E stai giocando, esatto, con tuo figlio col cane. Quella è la visualizzazione. Quelli che fanno milioni e milioni di visualizzazioni. Questa invece è qualcosa di diverso, è qualcosa che ha lo stesso impegno, forse pure qualcosina di più, ma in realtà è legato a un discorso finale che non è quello di fare visualizzazioni. È quello di sostenere la sostenibilità, in questo caso economica, del realizzare qualcosa di nuovo, sì. Realizzare qualcosa che migliori la tua condizione e la condizione di tutte le persone che si avvicinano. Questo è, secondo me, deve essere lo scopo di tutti, però io capisco che non mi posso arrogare il diritto di quale sia lo scopo di tutti. Con tutte le persone che ho incontrato pure quella sera, abbiamo fatto storia di noi e tutto il resto, effettivamente chi ha detto soldi e guadagno, perché poi ti viene in mente, no? Cioè, nel senso che è ovvio che ti viene in mente perché lavori, no? La prima cosa che ti viene in mente, di solito, cioè c'è due o tre cose, realizzarsi, fare, di qua, di là. C'è chi dice divertirsi, tipo Alessio gli piace tanto divertirsi, no? Però in generale ti viene in mente la parte economica, perché certo, fa parte di tutto quanto. Però dall'altra parte ti viene a dire, ma non è proprio la cosa principale. Cioè, se dovessi venire qua soltanto per fare soldi, non farei questo, farei effettivamente altro. Ci sono tanti modi per fare soldi. Guarda, io ho un mio carissimo amico che adesso fa trading online. Vai, adesso parte la promozione del trading. No. Non vi dirò chi è, assolutamente non. Però lui vive bene, cioè investe il suo capitale in trading online, lavora sulle sue cose, sta al caldo, perché sta in un posto caldo, non vi dico neanche dove. Però immaginiamo. Lo potete immaginare, sta in un posto caldo, tranquillo. Per lui è sempre estate nella vita e fa quello. Ed è una cosa neanche così difficile, cioè è complesso, devi studiare, ma una volta che hai studiato come si fa quella cosa, è alla portata di chiunque di noi. Sì, no, pure questo è un discorso che abbiamo fatto questi giorni, perché mo con le app e tutto il resto, una volta forse era più complesso, dovevi sentire il broker, quello, quell'altro, ma pure il trading online adesso, a me chiamano due volte al giorno per fare trading anche online. A me, quindi effettivamente poi stanno le app, no, e come diceva lui, Toro lì, che ti puoi fare, sì, la cosa, ti assicuro questo. Che avendo un capitale neanche così eccessivo, sopra il milione, però vabbè, parlavo di questi capitali, certo, è ovvio. Mica stiamo parlando, però mia moglie mi ha dato 200 euro per fare trading online, lo sai, ha detto, e se li perdi basta, è finita lì. No, però per dire, con un capitale tutti noi sappiamo che immobilizzando un capitale non impossibile possiamo campare, diciamo così, sì, senza grossi stenti, senza grosse... Sì. Non serve di fare niente di particolare, no, invece ma è quello che vogliamo fare. Sì, è quello che vogliamo fare, cioè nel senso, il vivere bene è una parte della vita, no? Della cosa, no, c'ho Alessio, mi fai gesti, quando ci arriviamo un po' troppo lunghi, lui inizia, okay, a girarmi intorno e inizia, okay, a fare... Devo montare un'ora di video. Ok. No, però effettivamente devo dire che non è quella la domanda che mi faccio. In realtà parliamo anche di divertimento, cioè nel senso, avere l'idea di poter cambiare un pochettino il mondo è divertente. È bello. Cioè, nel senso, non so come si fa a vivere in un modo diverso.
E ho fatto, io tutti voglio dire, ho 30 anni, però ho fatto tipo 12-13 lavori prima di fare questo qui. Io no? Ce n'ho un po' più di te, ce n'ho 41, quasi 42, e ne ho fatti pure io una quindicina di lavori, quindi sono stato da dipendente a tutto. Piccolo investitore. Sì, a piccolo sì, io ho fatto tutto, dico tutto, nella mia vita ho portato risme di carta, cartone, ho portato risme di carta come facchino e cose, cioè ho fatto di tutto, ma effettivamente quando è iniziata la Sekkei ho capito che era qualcosa in cui mi sarei potuto realizzare, ma nel senso di qualcosa che poteva effettivamente un pochettino fare qualcosa per il mondo, ok? E infatti poi quando incontro le persone che gli dico ti va di venire all'armadillo parlante, dall'altra parte difficilmente trovo persone che mi dicono di no, solo quelle spocchiose, la maggior parte sono quelle che non hanno questa idea finale. Vero, ok? Hanno l'idea che tutto è soldi, tutto è frutto, vanno sempre di corsa, vanno sempre di lato, vanno sempre di qua, di là, e ti posso assicurare che ci sono anche, verranno da noi anche, adesso spoilerone, verranno da noi anche persone che hanno tantissimi follower, che lavorano con questo e tutto il resto, ma che hanno un'idea insita, non è detto quindi che no, la cosa è la cosa, e trovano sempre lo spazio per fare quella cosa lì. Se trovano che la cosa è giusta, tu come dici oggi, l'inferno, però lo spazietto per venire qua c'è stato, no? Ti dico due cose così non vado lungo, se no Alessio si arrabbia, però due cose te le dico. Vai. Uno, su questo che mi hai detto, noi abbiamo girato un video, anch'io faccio spoiler, abbiamo girato un video recentemente con i ragazzi di Space Valley, non so se seguite il canale YouTube, è un canale YouTube Italia piuttosto grande, ha 910.000 iscritti, insomma, è un canale molto, molto seguito. E questi ragazzi di Space Valley, quando gli abbiamo proposto il video, ovviamente noi siamo entrati nel loro format, quindi gli abbiamo fatto una cosa con le stampanti 3D che entrasse nel loro format, non ci hanno messo un secondo a dirci di sì, nonostante loro facciano video sponsorizzati che costano. No, costano una valida soldi, è quella la cosa, invece poi invece trovi magari delle persone che hanno anche lo fanno meno con questo coso, però fanno un po' più quella cosa che loro è tutto un guadagno. Non c'è la parte di voler cambiare il mondo, capito? È solo guadagno. Quindi se con te, col tuo video che fa 10.000 views, io non ci faccio niente, non lo faccio. Esatto. Mi sta scomodo, devo venire a Pomezia, che coglioni. E te continua a dire, mo sì, troverò un po' di spazio, mo vedremo, dai, al prossimo mese, su. Ma poi a un certo punto noi abbiamo deciso di fare la cosa di troncare. Cioè nel senso, guarda... non ci abbiamo spazio, cioè nel senso noi abbiamo programmato fino ad aprile e ciccia, e secondo me anche quello diventa sostenibile, perché noi non ci dobbiamo avere l'ansia di stare presso a nessuno, no? Certo, nel senso, se sai quello che stai facendo, non c'è bisogno che c'è per forza tutto il resto. Ci sono tantissime persone che dicono di sì perché mi devi concentrare su quello che dicono di no. E l'altra invece mi sei rimasto dietro sull'aeronautica, te la devo dire questa, che fa parte della sostenibilità. Ok. I più grandi investitori sulla fabbricazione 3D sono le case aeronautiche, Boeing e Airbus. Ok. Perché? Perché la stampa 3D, cosa che, di cui non siamo riusciti a parlare ma che ti dico adesso, quando tu crei qualcosa, ipotizza la carlinga di un aereo. Ovviamente è fatta con dei materiali, ipotizziamo alluminio, non è alluminio, sono materiali diversi, però ipotizziamo qualcosa di simile, qualcosa di simile all'alluminio, quindi degli strati di materiale che per arrivare a un certo spessore vengono sovrapposti, quindi serve una lastra d'alluminio di 2 cm, perfetto, sono tanti foglietti di alluminio, sai come funziona. Tutti sovrapposti. Quello che la stampa 3D può fare, nella stampa di alluminio, perché si stampano anche i metalli con la stampa 3D, è quella di dire, tra la parte iniziale e la parte finale dell'alluminio, decido io che trama fare di alluminio, quanto spazio dare di alluminio e quanto fitto deve essere la trama che io faccio. Questo non è predisposta sui strati di quant'è l'alluminio che deve essere per forza quello lì. Esatto, si può fare anche ad esempio uno strato è all'interno un'onda, diciamo un'onda, un nido d'ape, qualcosa che ci abbia la stessa resistenza meccanica ma la metà del peso. I nuovi Airbus usciti, i nuovi Boeing usciti, a parte quelli non quelli caduti che non ci avevano parti stampate in 3D, avranno parti della carlinga stampate con questo sistema e pesano quasi un terzo in meno. Sì, no, noi sfondi la porta aperta in realtà, come vedi noi ancora non abbiamo puntato su questa cosa, ma in realtà i nostri mobili sono fatti per la metà d'aria, quindi capiamo bene che un nido d'ape rispetto a tutta roba pressata così, soprattutto quando trattiamo di alluminio tra virgolette, comunque metalli,
fa nido d'ape, vuol dire proprio... Quindi pensate sì, all'aereo, ai pesi, al carburante per tirare su un aereo, tutte cose che... E lo fa tutto un pezzo oppure sono più pezzi? Allora, le stampanti che c'hanno sono grandi come questo capannone. Però faranno quindi, più però pezzi fanno poi... più pezzi che poi vengono assemblati in linea generale. Però loro hanno degli stabilimenti in cui hanno puntato tantissimi soldi e con cui fanno queste pezzi studiati per pesare un terzo di quanto pesa il pezzo normale dell'aereo. E questo vi assicuro in termini di carburante... No, tutto. Quando vai a cambiare il peso dell'aereo, cioè contate che per ogni volta che parte un aereo c'è una persona apposita che fa il calcolo dei carichi. Esatto. Quindi un aereo può caricare non troppo peso, se no poi la portanza non agisce più. Nello stesso, insomma, sono delle forze fisiche che non agiscono più. Quindi immaginate che se l'aereo pesa un terzo di meno... La portanza data dalla lunghezza delle ali è più o meno la stessa, quindi loro possono caricare un terzo di roba in più dentro. Esatto. Quindi vuol dire che sono quelle 50 persone in più, sono quelle tonnellate di merce in più. Quindi per loro è un guadagno X stratosferico. Ok, allora abbiamo detto un sacco di roba. Alessio ha già smontato le macchinette in poche parole. Allora rimane soltanto dove vi possiamo trovare. Noi vi troveremo subito. Allora, intanto ci siamo trovati, ma vi troveremo subito. Ok, grande, grandissimo. Ok, Just Make 3D sui social, quindi su Facebook, su Twitter e su Instagram. Just Make 3D. Il sito in questo momento ha online una beta. Noi stiamo realizzando quello che vi ho detto. La beta che c'è online funziona, si può fare tutto quello che vi ho detto, però è in beta, quindi non troverete ancora... Troppi fronzoli. È un mock-up, esatto, non c'ha troppi fronzoli, è una cosa molto basic, perfetto, però funziona. Comunque sia, se ci contattate sui social, tutto questo possiamo fare in un minuto, a mano, noi... sì, no, io dico sempre, ormai la cosa più facile da fare è scrivere un messaggio su Instagram o una cosa del genere. È la cosa più semplice per contattarci. Sì, più tra poco realizzeremo la piattaforma reale, quindi troverete la piattaforma con i fronzoli e vedrete sui social, perché tutto questo che facciamo alla fine, questo proprio alla fine ve lo dico, verrà realizzato di tutte le esperienze di fabbricazione che facciamo un piccolo video che automaticamente andrà sui social, quindi su Facebook e su Instagram. Voi potete cliccare: che figo il Malfino, lo voglio anch'io. Cliccate e venite portati sul sito e potete avere il Malfino, magari, che non so, volete in metallo o volete a ciondolino, e potete farlo direttamente. Okay. Questa sarà una, la parte, insomma, di quello col coso con i fronzoli. Esatto. Quindi vi seguiamo noi e vi tutti quanti penso che cioè, dopo tutta questa spiegazione, penso che se diciamo persone, se ci seguono le persone giuste, no? Tutti quelli effettivamente dovrebbero seguirvi come abbiamo fatto noi e come faremo noi. E quindi io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a voi dell'ospitalità. E ci sentiamo presto, soprattutto la prossima challenge. La mettiamo pure sul social nostro. Ci siamo fatti fare. Vi aspettiamo sulla battle. Un delta fino, capito? La battle vostra già la facciamo, a prescindere. Ok, va bene. Allora, a presto, ragazzi. Ciao.